possono essere un negozio, la parlava più come fosse una potenza, quella che è la casa di Dio. Io se devo andare a pregare, la casa di Dio sta aperta. Non è possibile che noi abbiamo i musei, le chiese oggi sono diventate musei. Poi dicono che i giovani non entrano in chiesa. Ma non ne facciamo brasissimo a uno. Ha dei musei chiusi in sta chiesa. Questo mondo non cambierà mai, ve lo dico io, se non cambiano innanzitutto i nostri genitori, l'ho detto a Palermo 3 giorni fa, e la scuola, l'ho detto davanti al ministro. Noi dobbiamo far vedere l'istituzione vicina ai cittadini, e l'ho detto in maniera forte a Palermo, perché Palermo dopo 30 anni, voi vuol dire che una cosa non l'ho detto neanche ai giornalisti, purtroppo lo dico a voi, non fa niente, date voi come notizie, Palermo non è cambiato. Un intervento coinvolgente e carismatico, quello di Don Luigi Merola questa mattina a Torre del Greco, per la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso Legalità e Cultura, a conclusione di una 3 giorni carica di emozioni e di condivisione voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Falcone Scauda per ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 30 anni dalle stragi. La famiglia e la scuola, le due agenzie educative. Mi è stato dato l'appello a chiedere ai genitori di ritornare a fare i genitori e mi è stato anche dato la possibilità di dire che anche il corpo docente ha una grande responsabilità nell'educazione di questi ragazzi e dunque dobbiamo far vedere sempre di più una rete tra famiglia e scuola se vogliamo togliere la manovalanza alla camorra. Per togliere i ragazzi dalla strada, lei diceva, le chiese devono essere aperte tutto il giorno, così le scuole, così la casa comunale. La casa di Dio deve essere aperta dalla mattina alla sera come facciamo a Forcella. Solo così può cambiare anche cristianamente un territorio, perché è vero che nessuno nasce cristiano, si diventa cristiano, ma se un prete non accompagna il cristiano verso Dio, difficilmente raggiungeremo il paradiso. C'è tanto da fare nei nostri territori, lo Stato deve investire nella cultura. Sì, lo Stato deve investire nella cultura, non è possibile che i ministeri dell'istruzione sono sempre i ministeri dove si taglia. Se vogliamo davvero non avere più nessuno all'interno del carcere, dobbiamo investire nella prevenzione. Le chiese devono essere sempre aperte. Scuola e famiglia sono le due agenzie educative per i ragazzi che hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni. Questi concetti salienti espressi dal parroco in prima linea contro la camorra e promotore della fondazione A Voci Ricreature per il recupero dei ragazzi a rischio. La commissione chiamata a valutare i lavori si è espressa assegnando non uno ma ben 3 primi premi. I riconoscimenti sono andati all'Angioletti per il collage L'ombrello della legalità, alla Falcone Scauda con il prodotto grafico intitolato Le farfalle della legalità e alla Gian Pietro Romano che ha realizzato il video Illegalità, noi no. Secondo classificato il comprensivo Sauro Morelli con il video Se pensassimo al futuro che costruiremo. Terzo, l'Istituto Degni, con il PowerPoint, tutela, speranza, futuro. Ho proposto all'amministrazione di essere presenti nel ricordo di 2 giudici che io reputo persone normali. Loro facevano semplicemente il loro lavoro. Noi dobbiamo credere che la colpa è nostra se le cose non vanno, di ognuno di noi, e dobbiamo sicuramente prendere posizione. Le istituzioni, gli uffici sono fatti da uomini, soltanto chi fa bene il suo lavoro ha la possibilità di guardare in faccia le persone, ha la possibilità di scontrarsi e soltanto chi è libero riesce a fare e a dire. È stato difficile il lavoro della commissione, quali sono stati i criteri adottati per la scelta delle scuole vincitrici? Il bando è stato approvato proprio a firma mia, e 4 sono stati gli elementi sui quali noi abbiamo voluto puntare: l'originalità, la comunicazione, l'impatto sociale, quindi cosa è l'originalità chiaramente, deve rimanere qualcosa. Ho preso l'impegno dell'amministrazione di fare un'agenda della legalità, perché sul territorio abbiamo bisogno di questo, sul territorio abbiamo bisogno di giovani nuovi, di persone nuove, di nuove generazioni sul territorio, nelle istituzioni. Come presidente di commissione avrei voluto premiare tutte le scuole, perché l'adesione è stata veramente
massiva, hanno partecipato tutte le scuole di Torre del Greco. I ragazzi hanno messo in campo le loro doti migliori a livello di grafica, di video, realizzazione di video, di fotografie. È stato davvero un segnale di partecipazione e di messaggi positivi. Cosa lascia questa tre giorni? Ci lascia un sapore di speranza, di fiducia nei giovani e, perché no, voglio pensare agli adulti che hanno partecipato a questi eventi. Si tratta di persone di scuola, di persone degli enti locali, di politici, e io credo che abbia migliorato un po' tutti noi.